La donna chiede al figliastro di calmarsi e dice che è una cosa alla volta e lo bacia. Quando l'uomo lo vede, diventa furioso, ma dice che il figlio non usa la lingua. La ragazza lascia cadere la scopa e, imbarazzata, dice di non aver visto niente. L'uomo dice a suo figlio di stare seduto dritto. Poi dice: quando baci, usa le mani. La donna gli dice di abbracciarla forte. Poi iniziano a baciarsi. L'uomo dice loro di continuare a esercitarsi. La ragazza dice al capo di non licenziarla perché non ha visto niente. Le chiede di calmarsi e dice che spiegherà e chiede il suo aiuto. Dice che ha bisogno di qualcuno che vada al ballo con suo figlio perché ha un modo strano e ha bisogno di una ragazza che lo accompagni, balli tra l'altro. Lei risponde che non è professionale farlo. Dice che è il suo capo e sta chiedendo un favore e non se ne preoccuperà, e ricorda quando è venuta da lui che aveva bisogno di un lavoro, lui l'ha aiutata. E le offre buoni soldi per farlo. La ragazza chiede quanto. L'uomo offre 5.000. Dice che ci penserà. Offre 7.000. Lei accetta, poi dice che il figlio non può scoprirlo. E completa dicendole di insegnargli a baciare, ballare e accompagnarlo al ballo. E le dice di non preoccuparsi dei vestiti, perché ci penserà lui stesso. E dice di stare molto attento in modo che nessuno sappia niente. Chiede quando lo riceverà. L'uomo risponde che quando finisce il lavoro. Quindi chiedi se sono davvero d'accordo. La ragazza dice di sì. Poi si ritira. La ragazza commenta a se stessa che la famiglia è strana. La matrigna insegna al ragazzo a baciare. Ma è impotente. Il padre gli dice di prenderlo quando va a baciare. La matrigna cerca di mostrargli come si fa. Anche il padre cerca di aiutare. Quindi la matrigna gli chiede di lasciarsi andare e di non essere timido. Il padre poi dice che ha un'idea migliore. E poi chiama la cameriera. Appare e dice quello che vuole il capo. Le chiede di venire. L'uomo e la donna le chiedono di sedersi sul divano. Lei è impotente. Il padre inizia a dire che era in cucina e dice che la cameriera ha ascoltato la loro conversazione e ha commentato che era interessata al ragazzo. E il padre dice che era orgoglioso di sentirlo. La donna dice che questa è una grande notizia. Il padre chiede al figlio cosa ne pensa. Il figlio è impotente. E il padre inizia a dire che sarà fantastico per loro uscire insieme. Il figlio dice di sì, lo sarà. La cameriera ride, imbarazzata dalla situazione.
Il padre disse che aveva un'idea e si alzò. Digli di guardarsi l'un l'altro. Dice che conterà fino a tre e loro imitano quel vecchio gioco. La donna sta anche facendo pressione sui due affinché seguano l'idea dell'uomo. Poi inizia a contare molto lentamente. Quando dice ai due di baciare la carta, la tira fuori e i due si baciano. Tutti risero della battuta dell'uomo. Il padre chiede cosa ne pensa il figlio. Ha detto che era bello. La ragazza che finge, dice che era anche bello. Il padre gli parla all'orecchio, perché gli dica che era buono. E il ragazzo ripete, e dice che è stato carino, e commenta che sarà bello uscire con lei. La donna chiede cosa ne pensasse la ragazza e lei risponde che era buono. Il padre è orgoglioso. L'uomo e la donna stanno parlando tra loro, felici di averlo fatto. Il ragazzo entra nella stanza e si scusa con la ragazza, perché non sapeva che stava cambiando. Lei, invece, dice di non avere problemi, flirta con il ragazzo e dice che ha bisogno di aiuto. Le chiede di cosa ha bisogno. La ragazza gli dice di aiutarla ad allacciarsi il reggiseno. E il ragazzo goffo la aiuterà. Loda il ragazzo, dicendo che l'ha aiutata molto. Commenta che dato che lei è lì, vuole invitarla. La ragazza dice che puoi ordinare. Le chiede goffamente se vuole andare al ballo di fine anno con lui. La ragazza dice che sarebbe fantastico saltare su e giù dalla gioia. È contento che lei abbia accettato. Dice che non vuole prenderlo in giro e gli chiede se sa ballare. Lui ride e dice di no. La ragazza dice che può insegnargli. Lui le afferra le spalle e lei dice che lui le afferra la vita. Poi lei ride, godendosi la situazione, e anche il ragazzo ride. Qualche istante dopo, è solo a esercitarsi a ballare. La cameriera passa e gli chiede cosa sta facendo. Dice che questa cosa del ballo non fa per lui e mostra quanto sia cattivo. Cerca di incoraggiare il ragazzo. E completa dicendo che non avrebbe mai immaginato di andare al ballo con una ragazza come lei, e che nel ballo sbaglierà. Dice che si allenerà con lui. Il ragazzo è negativo e dice che andrà storto. Gli dice di concentrarsi. Dice che non può. Ma la ragazza gli chiede di smetterla di dire queste cose e di concentrarsi. Dice che ballare è difficile. Quindi suggerisce di ballare su qualcosa di più facile. Poi parla dei passaggi. Chiede se è il ballo che fanno tutti. Lei dice di sì. Poi provano a ballare insieme e si divertono entrambi. Il padre è seduto sul divano e quando vede suo figlio lo loda molto. Poi gli chiede di sedersi, di aggiustarsi la cravatta. La ragazza appare. E il ragazzo dice che è molto bella. Lei lo ringrazia e dice che anche lui ha un bel aspetto. Le chiede se ha cambiato pettinatura, lei ride goffamente e dice di sì.
le regala un fiore. Il padre chiede se non avesse fiori migliori da regalare, ma il figlio dice che non la pensava così. La ragazza dice che sono fantastici. Il padre dà loro le chiavi della macchina per andare. I due vanno al ballo. All'arrivo, dicono quanto è stata bella la serata, e il ragazzo le dice di non chiamare i loro amici, perché sono così giocosi. La donna dice che è stata una notte molto buona. Dice che sta andando in bagno e tornerà subito. Il padre nascosto va dalla ragazza e ringrazia per l'aiuto, e le dà i soldi. Il figlio vede tutto ed è furioso per questo. Chiede persino alla ragazza se tutto quello che hanno passato fosse una bugia. Il padre dice che non ha problemi, era solo per avere un appuntamento per il ballo. E il ragazzo dice che suo padre non aveva il diritto di farlo. Chiede spiegazioni alla ragazza. Il padre dice che lei non deve spiegazioni, in quanto è una loro dipendente. La ragazza, invece, dice che le è piaciuto tutto quello che ha passato con lui. Il ragazzo è triste e dice che tutto quello che è successo era una bugia. La ragazza dice che all'inizio era tutta una bugia, ma col tempo ha finito per divertirsi a uscire con lui. Il ragazzo dice che le piacevano i soldi di suo padre. L'uomo dice che non le deve piacere niente, perché l'ha ricevuto per accompagnarlo al ballo. Dice al ragazzo che le piaceva sì. Il ragazzo dice che la parte peggiore è stata pensare che fosse tutto vero. Il padre dice che li lascerà in pace. Il ragazzo commenta che non avrebbe dovuto fargli questo. Dice che non sa cosa significhi essere nel bisogno e aver bisogno di soldi. Il ragazzo dice che non ti dà il diritto di mentirgli. Dice che sua madre è malata terminale e ha bisogno di aiutare la sua famiglia. E dice che non le è mai piaciuto davvero. Lei dice di sì. Il ragazzo dice che sta fingendo di nuovo. Tuttavia perde il perdono e dice che le piace davvero adesso. Il ragazzo risponde che non sa se si fida ancora di lei. Dice che non sta mentendo. Poi i due si baciano. E i due sono felici di stare insieme.